Uno gli ha chiesto un'informazione e gli ha tirato un pugno e l'ha sdraiato per terra. Un giovane dipendente di un negozio in Piazzale Candiani è stato colpito e rapinato per strada nel centro di Mestre, in pieno giorno. Il bottino, l'intero incasso della giornata, che ammonta a diverse centinaia di euro. Erano quasi le 16 del pomeriggio quando un uomo in bicicletta di circa 30 anni lo avrebbe interpellato in lingua francese, chiedendogli l'elemosina nei pressi della banca dove il dipendente doveva versare il contante. Probabilmente solo una scusa per avvicinarlo, per poi tirargli un pugno in pieno volto e rubargli il contante che aveva messo nella tasca posteriore dei jeans. Intelligente il tipo, con i soldi che escono dalla tasca. Erano in una busta trasparente. Bene, prendetemi. La polizia è intervenuta, ma il rapinatore ha fatto in tempo a dileguarsi. Rimane la paura per residenti e commercianti che da tempo prendono ogni precauzione per non farsi derubare. Sono da stare attenti. Attenti. Infatti, vedi, io cammino con il portafoglio davanti. Però, cosa vuoi? Periferia ancora peggio. E non c'è niente da fare. Bisognerebbe tirare le orecchie, ormai non serve più. Dobbiamo prendere provvedimenti più soliti, più tenaci, perché questi ragazzi non li tieni più.